È uno scandalo immenso quello che si è abbattuto questa mattina sul calcio italiano. Una vicenda che getta fango anche sulla maglia azzurra della nostra nazionale, lasciando macchie che difficilmente potranno essere ripulite. Manette 7 giocatori, tra cui il capitano della Lazio Stefano Mauri, l'ex capitano del Genoa Milanetto e l'attaccante della Sampdoria Bertani. Perquisite anche le abitazioni di Antonio Conte, allenatore della Juve, campione d'Italia l'anno scorso a Siena, Pellissier del Chievo, Corvia del Lecce e il presidente del Siena Mezzaroma. Indagati anche i nazionali azzurri Criscito e Bonucci, proprio alla vigilia delle convocazioni definitive di Prandelli. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Una delle novità più importanti è costituita dalla presenza di un gruppo di ungheresi nell'ambito delle persone destinatarie di questi provvedimenti. Ci sono delle situazioni che documentano una lunga presenza di questi ungheresi in Italia. Il PM di Cremona Roberto Di Martino aveva chiesto il carcere per altri calciatori, ma il GIP Salvini ha optato per misure alternative. Ad esempio, per Uopolo e Conte, ex calciatore dell'Albino Leffe, si tratta di un premio per aver collaborato nelle ultime settimane con la giustizia sportiva. Il PM di Cremona aveva chiesto anche misure cautelari per Sculli, ma il GIP ha respinto la richiesta in attesa di ricevere novità dalle indagini. Le immagini delle forze dell'ordine che entrano nel ritiro di Coverciano hanno già fatto il giro del mondo. La polizia ha perquisito la stanza e l'armadietto di Domenico Criscito e gli ha sequestrato un palmare. Questa mattina, poi, il difensore dello Zenit non è sceso in campo con i compagni per l'allenamento. All'ora di pranzo, la sua esclusione dall'Europa è stata ufficializzata dal capo delegazione Demetrio Albertini. Doveva essere l'unico azzurro coinvolto, l'aveva confermato il PM Di Martino in conferenza stampa. Poi, nel pomeriggio, si è scoperto che nel registro degli indagati c'era anche Bonucci. Un'altra mazzata sul calcio italiano.